Gelato al limone, gelato al limone, gelato al limone. Sprofondato in fondo a una città. Un gelato al limone, vero limone, ti piace? Mentre un'altra estate se ne va. Storie di musica. Puntata su Paolo Conte con Roberto Manfredi. Ciao Roberto. Ciao Alberto, ciao. Allora, Roberto Manfredi sarà il nostro storyteller di questo disco, che si tratta in effetti di Un gelato al limone. Leggo brevemente queste note, eccolo qua il disco, eccolo qua. Leggo brevemente queste note in modo da fare un minimo di introduzione, poi andremo proprio sul disco in sé. Dopo i primi due dischi, sempre con la produzione di Lilli Greco, Paolo Conte ha una pausa discografica di 3 anni e mezzo, in cui comunque continua l'attività dal vivo. Nel 76 partecipa al Premio Tenco, eccetera, eccetera. Dopodiché, per il nuovo disco, e qui siamo già nel 1975, no, siamo nell'81, no, siamo nel 79, scusate, 79, si affida, cambia produttore, si affida a Nanni Ricordi, che per gli arrangiamenti si affida a sua volta a Claudio Fabi, che decide di cambiare totalmente tutto il gruppo di lavoro, e in più c'è anche appunto Roberto Manfredi, che parteciperà come produttore del disco, e vabbè, e questo devo dire che è una bella responsabilità, e per te è stata fare un disco con Paolo Conte, perché Paolo Conte, insomma, metteva anche un po' di soggezione, era già un artista importante da un punto di vista come peso culturale, come peso, non so, anche come persona. Non si trattava di lavorare con uno, insomma, no, o sbaglio questa cosa? Com'è? Ma no, in realtà, guarda, lui aveva pubblicato 2 album dove riportava al mondo, diciamo così, della provincia, no? La Fisarmonica di Stradella, la Topolino Amaranto, eccetera. Era interessante, ma non è che avesse venduto molto. RCA ci ha affidato a noi la produzione proprio per rilanciarlo, per fare un album d'autore, insomma, più importante, ecco, meno legato al suo mondo, diciamo così, tra virgolette, di provincia astigiana. Senti, ma lui antica. In questo disco lui comunque ha sempre suonato il pianoforte, lui ha sempre partecipato attivamente alle sessioni di registrazione, no? Assolutamente sì. Io, guarda, mi ricordo la prima volta che l'ho incontrato, quando venne con una Spider nell'ufficio dell'Ultima Spiaggia, da Nanni, elegantissimo, no? Perché come il classico avvocato, però era uno molto smart, infatti non ci ha fatto nessun tipo di soggezione. Con Nanni già si è preso subito, sembrava uno sportivissimo, personaggio subito che ci ha conquistato immediatamente. Invece era molto rigoroso dal punto di vista musicale, perché contava molto su questo disco per avere successo che poi, insomma, da lì in poi ha avuto, no? È stato l'album della svolta, questo qui, per lui. L'album della svolta, carriera. Perché fu un album un po' particolare, perché Nanni mi affidò la produzione esecutiva. Fabi già lavorava in Polygram. Io decisi di registrare al Castello di Carimate, e quindi Claudio Fabi poteva venire solo di notte. Infatti è un disco molto notturno, perché è stato sempre registrato di notte. E Paolo Conte, siccome non poteva andare avanti e indietro da Asti con la sua macchina, dormiva al castello, per cui lui passava l'intera giornata in questo castello da solo, suonando il pianoforte, e aspettava noi
alle 9 di sera che cominciassimo a registrare. Ma che palle, senti, ma si sarà rotto i coglioni da morire, poveretto. Sì, una volta mi ricordo, mi disse Roberto, ma non puoi mandarmi qualche signorina qua, passare il tempo, diciamo. Senti, ma è vero che c'era il fantasma? Sposato quella bellissima. Che c'era un fantasma nel castello di Carimate, è vero? Ma questa è una puttanata, cioè, voglio dire, devo dire che i Pooh, quando poi hanno acquisito il castello, favoleggiano su questo fantasma. Io in realtà ci ho dormito, ci abbiamo girato anche un film con Cesare Monti, sinceramente di fantasmi non abbiamo neanche sentito il passo, il fruscio o una catena, quindi secondo me è un po' una favola. Senti Roberto, ma qui leggo una cosa, leggo sempre tratto da Wikipedia, poi non so se sono notizie vere, ma penso di sì. Un gelato al limone non ebbe successo dal punto di vista delle vendite, ma ebbe però il merito di attirare finalmente l'attenzione del grande pubblico sul cantautore astigiano, grazie soprattutto ad alcune canzoni come Bartali e Sud America. C'era un bel mazzo di rose e anche il rumore che fa il celofano, ma una birra fa gola di più in questo giorno appiccicoso di caucciù. Sono seduto in cima a un paracarro e sto pensando agli affari miei. Tra una moto e l'altra c'è un silenzio che descriverti non saprei. Ah, quanta strada nei miei sandali, quanta ne avrà fatta parte di me. Quel naso triste come una salita, quegli occhi allegri da italiano un gita, e i francesi ci rispettano, che le balle ancora gli girano. E tu mi fai, dobbiamo andare al cinema, e al cinema ci tu, è chiaro. Beh, senti, ma Bartali, allora, a parte che qui cominciamo a parlare, a entrare nel merito delle canzoni che insomma sono il succo di questo disco. Qui abbiamo delle canzoni secondo me spettacolari. C'è La donna d'inverno che è pazzesca, perché è proprio è un dipinto di una donna. Ma poi quando dice il taffettà, cioè, usa anche questi termini. Poi c'è Bartali, pazzesca, quella quando dice, che poi dice, scalpito nei miei sandali, dice delle, poi al cine vacci tu, arte, Angiolino, fortissima, Dall'Oggione, altro pezzo, proprio il teatro di provincia, Gelato al limone, Blue Tango, Sud America, Uomo Camion. Insomma, questo è un disco molto potente da un punto di vista autorale. Sì. No? Ma direi anche musicale, perché io mi ricordo che con Fabi decidemmo un'operazione coraggiosa, perché Paolo suonava sempre, però utilizzava musicisti un po' suoi coetanei, no? Invece noi con Lili Greco almeno era così, noi chiamammo mezza PFM dentro il disco, perché c'è Franco Mussida, Patrick Zivas e Walter Calloni alla batteria. Quindi praticamente metà PFM, quindi fu un incrocio generazionale stranissimo. Mi ricordo che Patrick Zivas, dopo aver sentito Uomo Camion, disse: ma cavolo, questo è un blues, cioè fantastico. In realtà non è un blues, infatti Paolo si incazzò pure, vi devo spiegare che cos'è il blues. Però diciamo che ci fu una unità di intenti meravigliosa tra musicisti. Chiamammo anche Flacco Biondini, che era il chitarrista di Guccini. Ricordo una session con Mussida fantastica, un duello tra chitarre meraviglioso, per cui Paolo pian pianino si innamorò di questa visione, dopo aver sentito ovviamente i primi arrangiamenti di Fabi, che devo dire era molto bravo, lo è tuttora, ma insomma allora sapeva orchestrare come pochi, e poi quando sentì l'arrangiamento di Bartali con quel rullante di Calloni che scandiva il tempo, diciamo così, della salita o del traguardo, impazzì. Mi ricordo che Nanni Ricordi su Arte, dove c'è questo quarto, dove sono gli archi meravigliosi, si commosse e fece anche una sorta di mimo onanistico, come per dire godo.
Senti una cosa, devo dire che questa, anche in questo disco si avverte il Paolo Conte sbilenco. Io lo chiamo sbilenco, ma nel senso sì, buono, cioè sì, sbilenco sia nel modo di cantare, che assolutamente tiene anche poco conto certe volte dell'intonazione, che però in lui, cioè devo dirti la verità, che è uno dei pochi artisti che se per esempio non è intonato non me ne frega niente, perché esatto, è beh, talmente potente la comunicazione. E poi ha anche il fatto che ogni, anche questo, qui tu dici degli arrangiamenti, però io trovo che a livello di arrangiamenti sia un disco molto da band, cioè non è un disco pensato, sì, non so come dirti, non mi sembra pensato di quelli che è un disco irregolare, no? Come un po' sì, è prestato poi lui, no? O no? Le donne a volte si sono scontrose, o forse non voglio di farla pipì. Tramonta questo giorno in arancione e si gonfia di ricordi che non sai. Mi piace restare qui sullo stradone, impolverato, se tu vuoi andare vai e vai, che io sto qui aspetto partire, scalpitando sui miei sandali. Da quella curva spunterà quel naso triste da italiano allegro, tra i francesi che si incazzano e i giornali che svolazzano. C'è un po' di vento, appaia la campagna, c'è una luna in fondo al blu. Tra i francesi che si incazzano e i giornali che svolazzano, e tu mi fai, dobbiamo andare al cinema, vai al cinema, facci tu zazzarazza. Assolutamente sì, perché lui spaziava da un mondo teatrale, poi ti portava in viaggio in Sud America, aveva 3.000 diversi, sfuggiva le regole, cioè come tutti i grandi autori. Musicalmente, sai, è un uomo, voglio dire, che io chiamo più interprete, come tanti cantautori che non è che avessero delle voci pazzesche, no? Da talent show, assolutamente no. Anche Guccini non è che fosse un grande cantante, capito? Però sapevano interpretare, sapevano dare quella virgola, quella sospensione al momento giusto, quella enfasi su quella parola magica. E quindi poi aveva un timbro particolarissimo che ha sposato col suo kazoo. Proprio per dire, io vengo da un mondo di invenzione, non da industria, ma da strada, come tutti i grandi musicisti. Senti, quindi, ma questo è l'unico disco che tu hai prodotto di Paolo Conte? Sì, perché dopo, voglio dire, poi c'è da dire, forse non ha venduto poi così tantissimo, ma per un motivo, perché all'RCA, se non stavi a Roma, no, tant'è vero che noi abbiamo fatto questa sede distaccata, Nanni fece questa sede distaccata che si chiamava Il Motore, dove noi facevamo anche la promozione sul nord, per cui sai, l'RCA, se tu non stavi a Roma, non passavi tutto il tempo al Cenacolo con i vari Dalla, De Gregori, Venditti eccetera, e per loro eri del nord, cioè quindi non sapevano proprio promuoverti tantissimo, capisci? Infatti il nostro compito era di promuovere nel nord Stefano Rosso, Ivan Graziani, cioè quei cantautori che facevano parte del mondo dell'RCA, che venivano da noi a chiederci una mano. Vabbè, ma questo capita perché l'RCA era molto romana come casa discografica. Assolutamente, no? Romana, sai, capito? Poi sì. De Gregori, quando rifece la sua versione di Un gelato al limone, consacrò questo disco. Dei particolari di questo, della produzione, potrei raccontarti un episodio simpatico, perché nella sala a fianco c'era Finardi che stava facendo Roccando Rollando, ed era un periodo che Eugenio era nervosissimo, era il primo album che faceva con la Polygram, per cui di là c'era un'atmosfera, c'era il buon Marco Ferrari che lo seguiva, nervosissima. Cioè, da noi c'era un'atmosfera da piccolo teatro, capisci? Per cui quando uscivi dalle porte,
perché lo studio era uno davanti all'altro, notavi questa grandissima differenza, il nervosismo rock, l'ego, tutto da una parte, e da noi un mondo magico, perché ogni tanto Eugenio veniva lì per rilassarsi, mi ricordo. Perché c'era molta tensione in studio da Eugenio, era il primo disco con la Polygram, aveva molto sentito. Su quell'album sì, perché lui lo sentiva fortemente, poi bel disco per carità. Però quel poi era anche la prima volta che prendeva, avrebbe preso le royalties, perché tu sai che la non pagavano le royalties, vabbè. Invece finalmente... Tant'è vero che Nanni adesso ha la buonanima, grande maestro, io gli voglio un gran bene, sogna di fare uno speciale televisivo su Nanni. Però io avevo l'1% di un gelato al limone che io poi non ho mai visto. Zero. Praticamente hai lavorato gratis. No, ero pagato stipendio, ero stipendiato io, quindi capisci? Lì c'era una sorta di ah che bello. Capito, la prima percentuale su un disco, no? Mai vista, perché poi lui ha chiuso l'accordo con l'RCA, se è andato a ricordi, addio, babbo morto, sai come funziona? Senti, andiamo sul fatto di come Paolo registrava i dischi, o registra i dischi, adesso parliamo dell'epoca, perché qui parliamo al passato. Le canzoni venivano registrate in presa diretta con lui al pianoforte e la band andava dietro? Oppure poi, e poi venivano fatte delle sovrapposizioni, oppure lui suonava solo il piano e non cantava. Come funzionava? Come funzionava? No, funzionava in modo classico, facevamo le basi, forse su un pezzo mi ricordo, forse Arte, ecco lui incise in diretta con il Quartetto d'Archi, perché era un pezzo d'atmosfera, non c'era un tempo, non c'era la batteria, per cui quello lo facemmo in versione live. Lui una volta è bello perché una volta mi chiamò, mi disse, senti, vorrei un suono di bandoneon. Allora c'era il famoso convocatore Berlendis, no? Ti ricordi? Come lui? Si telefonava e lui ti chiamava tutti i musicisti che volevi. Però sto bandoneon, cioè non lo suonava nessuno, cioè non avevamo un piazzolla all'epoca, suonavano le fisarmoniche, ma non le bandoneon. Alla fine riuscimmo a scoprire un vecchietto, guarda caso piemontese, Paolo tutto contento, dico guarda che arriva con un bandoneon originale, solo che questo vecchietto suonava i tasti di questo bandoneon un po' logoro, per cui si sentiva il rumore dei tasti. Ricordo lo sguardo di Paolo come per dire cazzo ho fatto una cazzata a chiedere, poi abbiamo chiamato Gianni Ziglioli che suonava la fisarmonica da Dio e quindi l'abbiamo sostituito prima. Senti, però delle basi io c'ho un nastro con una jam session per esempio di Paolo Conte al pianoforte con Calloni alla batteria, Zivas al basso, Mussida alla chitarra, una jam jazz fantastica, ce l'ho in cantina, per dire, lui si sfogava una mezz'oretta per suonare dal vivo, poi entrava nel clima. Ma tu sai che i musicisti in studio, come tu sei in pausa nella sala di regia, cominciano a suonare il funky, come i ballerini. Esatto. Vanno alla sbarra e comincia a fare tutti gli esercizi. Non si fermano mai, hanno sempre bisogno di suonare. Vabbè, senti, altre particolarità di questo disco, qualche altra cosa che vuoi raccontare? Perché sai, poi dopo, voglio dire, oltre al fatto che c'erano queste canzoni pazzesche, comunque la produzione era di altissimo livello per i musicisti che hanno suonato, eccetera, cosa si può aggiungere? C'è una cosa particolare, scusami. Allora, La Donna d'Inverno ha avuto la cover della Vanoni, l'ha fatto anche la Vanoni. Sì. Bruno Lanza aveva già inciso Bartali, Nada aveva inciso Arte. Sì. Tutte canzoni che lui aveva già dato, un gelato al limone anche Lucio Dalle De Gregori, però l'hanno Iannacci ha fatto Bartali poi. Anche Iannacci ha fatto Bartali. Esatto. Sud America, Enzo Iannacci.
Sì. Vabbè, insomma, lui era, poi sai, lui era un grande autore anche per altri, per cui cioè a certo. Quell'epoca lui piazzava pezzi a tutto spiano, perché erano anche canzoni che la gente già conosceva. Azzurro di Celentano è suo. Il giorno tropicale era un sudario, davanti ai grattacieli era un sipario, campa decentemente intanto spera di essere prossimamente milionario. L'uomo che è venuto da lontano alla genialità di uno schiaffino, ma religiosamente tocca il pane e guarda le sue stelle uruguayane. A Sud America, Sud America, Sud America. A Sud America, Sud America, Sud America. Quello rimane una canzone pazzesca. Neanche un prete per passeggiare era una novità, ma Conte è sempre stato, secondo me, la sua potenza non è solo nella grande comunicazione, ma la sua creatività, questa provincia che viene fuori anche magari se anche ispirato, ma poi lui ha sempre vissuto ad Asti, no? Per cui lui ha raccontato il suo mondo. Non è che sì, però lui c'entrava, sai, la roba strana di lui, che lui aveva, è come se avesse avuto un alter ego, no? Artistico. Lui in realtà sognava di viaggiare per il mondo, di uscire da quel clima provinciale, tant'è che lui ha fatto tournée persino in Vietnam, ha suonato ovunque, in Cina, ha suonato ovunque con grandissimo successo. Per cui tutti dicono, ah, ma la provincia, la castigiana, c'è... non era mica tanto vero, cioè lui in realtà sognava proprio di andarsene fuori dalle scatole, capito? E ci è riuscito. E io mi ricordo in televisione un fantastico concerto che lui ha fatto ad Amsterdam, dove tutto il teatro pieno, tutto il pubblico aveva il libretto dei testi tradotti in olandese. Cioè questa è una cosa che, per esempio, a lui ha reso molto merito alla musica italiana all'estero, perché lui è stato all'Olimpiada, cioè lui ha fatto i teatri di tutta Europa, e ragazzi, lui è stato ovunque, per cui grande merito di libretto. Io qua non si vede bene, ma lui, questa è una cartella stampa che scrisse Paolo, dove su un gelato al limone ci ha messo la ricetta del gelato al limone di Artusi. Lui questa roba qui è rarissima, forse ce l'ho solo io, forse qualche 5 o 6 giornalisti, potrei anche metterla in vendita. No, dovresti metterla su eBay, prendi un po' di soldi. No, ti racconto un particolare della conferenza stampa che è molto interessante, e c'è un episodio che a me mi ha pure scioccato, che però credo si possa raccontare perché riguarda anche Mimì, Mia Martini. Noi facemmo la presentazione al Brelin sui Navigli, che era di un ex discografico, no? Dell'Ariston Rossi, mi pare che fosse, perché c'era pianoforte, fece anche la copertina, fotografò la copertina dando questa atmosfera un po' così da Tabarin, e poi invitammo Dalla, invitammo tutti i giornalisti, eccetera, eccetera. Dalla si mise al pianoforte, suonò, c'era un bel clima di festa. A un certo punto è arrivata Mimì, e sai che all'epoca lei era incazzatissima, no? Perché stava subendo questa sorta di distruzione sulla sfortuna, che questa balla che avevano inventato, insomma, era una vera e propria poverina, ed era, soffriva molto di questa cosa. Bene, lei arrivò tutta vestita di nero, perché sapeva che c'erano i giornalisti, con un gatto nero in braccio, arrivò in taxi, mi ricordo, io la vidi arrivare in taxi, lei scese, salì, serissima, ed era un gesto di sfida, cioè lei venne lì proprio vestita da vedova nera con sto gatto, io sono rimasto allibito, e poi se ne andò. È una cosa che probabilmente pochissimi si ricordano, i giornalisti che erano lì, fu una presenza che non c'entrava niente con questo clima di festa, ma io mi ricordo quella conferenza stampa
soprattutto anche per questo particolare, perché fu una specie di provocazione incredibile che io ammirai. Io dissi: guarda che coraggio che ha questa donna nel ributtare in faccia tutto lo strato. Questa come l'aveva presa Paolo questa presenza di Mimì? Come l'aveva presa lui? Ma Paolo era un uomo molto intelligente, questa cosa scioccò tutti ovviamente, anche Dalla. Però non ricordo se ne parlammo o meno, rimasi un po' sorpreso ovviamente, però credo che alla fine tutti, compreso Nanni, abbiamo sentito la grande forza di questa donna. Una cosa fantastica, io devo dire alla fine ammirevole in questa provocazione, perché era un po' come una bestemmia in chiesa, capisci, una festa arrivare così, però aveva un senso profondissimo, questa cosa me la ricorderò tutta la vita. Va bene, senti Roberto, io chiuderei qui questo racconto di questo disco, perché mi sembra che abbiamo detto tante cose belle, sei stato molto utile a raccontarci questo album. Io direi che ci diamo appuntamento per qualche altra cosa, che magari ci pensiamo e ci inventiamo qualcosa, ok? Assolutamente sì. Ciao, grazie. Dove la notte calvati scioglierà come un gelato. Gelato al limone, gelato al limone, gelato al limone, come un gelato al limone, gelato al limone, gelato al limone.